Avevamo promesso, è stato molto complicato, ma ci siamo riusciti. Per farlo avevamo fatto una legge che è stata impugnata dal governo, abbiamo resistito contro il governo, abbiamo vinto in Corte Costituzionale. Da oggi Uber è in Calabria, è un servizio che verrà man mano incrementato in ragione della domanda che i calabresi e soprattutto i turisti che vengono in Calabria esprimeranno. Come sapete, la regione sta investendo molto sul potenziamento del numero dei voli e quindi dei passeggeri. Il mio problema però era quello di assicurare una mobilità a quanti venivano in regione. Con Uber ci riusciremo perché avremo delle macchine, dei van brandizzati che parleranno quindi della Calabria, saranno guidati da autisti calabresi. E i cittadini e soprattutto i turisti potranno avere quindi una mobilità di qualità. Siamo orgogliosi di aver dimostrato che la Calabria può essere una regione moderna, innovativa, anche da apripista rispetto a tante altre regioni, perché in molte altre regioni la possibilità di sviluppare servizi del genere è ancora inibita. Contiamo di essere attivi in tutta la regione, chiaramente con grande attenzione verso gli aeroporti e le aree più turistiche. Oggi lanciamo il servizio Uber Black, quindi le famose berline nere di Uber, e il servizio invece un po' più capiente con Uber Van, quindi dei van da sei posti. Servizio operato con a questo punto circa una cinquantina di operatori, tutti appunto del territorio, quindi operatori locali, come ha detto il Presidente, che contiamo di far crescere nei prossimi mesi. Vogliamo, questo è solo l'inizio per noi di un processo dove vogliamo costruire, diciamo, un nuovo sistema operativo di mobilità per la regione, e sicuramente ci aspettiamo che questo sia anche un case study, diciamo, importante per tutta l'Italia. Il servizio sarà aperto proprio in tutta la regione, quindi chiaramente dovremo lavorare per assicurarci che i partner siano, che quindi gli NCC siano nelle zone giuste in base al turismo e allo spostamento dei locali, però sicuramente è un lavoro che continueremo a portare avanti nei prossimi mesi. Le tariffe saranno centralizzate o...? Le tariffe sono concordate in anticipo, quindi il passeggero avrà in anticipo la sicurezza di ciò che paga nel momento in cui richiede il servizio tramite l'app, e ovviamente l'NCC sarà in grado di decidere se accettare o meno quel tipo di corsa. È assolutamente una scommessa, non crediamo sia un rischio nel momento in cui abbiamo amministrazioni come quella del Presidente Occhiuto che credono fortemente in progetti come questo. Noi siamo espansi tanto negli ultimi 5 anni, dal nord Italia fino al sud, ora siamo presenti in tantissime regioni e siamo orgogliosi di arrivare anche qui in Calabria.